In questa puntata, sanità, abolizione del certificato medico, desertificazione bancaria, sanità, targa alla centrale operativa 118 di Pistoia Empoli, targa al Sanfrediano Calcio 1922, gonfalone d'argento ai bandierai degli Uffizi. Sanità, sia l'abolizione dell'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni. I bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza, senza certificati medici e senza, diciamo, un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di visita ovviamente dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Sì, assolutamente. Su questo ci sono due passaggi importanti. Uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura all'inizio degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a arieggiare le classi. Questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie. E quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi, per un principio di semplificazione, dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di reintrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Beh sì, credo che sia in linea con il cambio della medicina, perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tant'è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochinino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare i conti con un documento che, come è stato detto anche all'interno della Commissione, è obsoleto. Infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali, e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli, e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività.
aree interne, approvata la proposta di risoluzione contro la desertificazione bancaria. Il testo approvato all'unanimità impegna la Giunta ad attivarsi a livello nazionale per contrastare il fenomeno, adottando azioni specifiche per contrastare la chiusura degli sportelli. Continua il filone dell'adesione unanime alle proposte di risoluzione delle aree interne. Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema bancario delle aree interne, abbiamo dato un voto, diciamo, favorevole, però con alcune precisazioni. La prima è che la Commissione stessa, nel momento in cui Poste Italiane annunciava il piano Polis con un investimento di 800 milioni in 5 anni, proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne, si parla di 7.000 comuni in Italia, fa un appello sostanzialmente un po' incisivo, ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario, per radicarsi nelle aree interne, deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare le condizioni necessarie al credito per attestarsi, mentre Poste Italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti, persone che hanno un'età molto, diciamo, avanzata, per quanto riguarda tutta la tipologia di servizi che questo piano Polis sta annunciando. Per quanto riguarda invece il FESR, sì, abbiamo anche qui dato pieno mandato e adesione alla proposta di risoluzione che impegna finalmente la Giunta a destinare quote rilevanti del FESR, però abbiamo chiesto anche al Presidente Niccolai ora di essere di parola, così che la Giunta regionale possa sostanzialmente veramente tener fede agli impegni che oggi tutta l'Aula ha votato all'unanimità. Il 39% degli sportelli del credito cooperativo in Toscana sono nei territori delle aree interne e montane. Però se non c'è una revisione a livello europeo di alcuni parametri che vengono applicati in modo molto rigido, chiaramente questi istituti, che per loro vocazione sono a maggior contatto con il territorio, rischiano di essere penalizzati e di dover essere costretti a una contrazione degli sportelli in virtù del rispetto di alcuni parametri. Quindi la richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice: da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale, dall'altra la richiesta al Governo che in sede europea vengano introdotti criteri di proporzionalità, perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identici criteri di una banca di credito cooperativo e soprattutto non si può pensare che i costi dipendano solo e esclusivamente dagli sportelli. Per gli ottimi risultati ottenuti dalla centrale operativa diventata riferimento nazionale come CROSS. Questa è la motivazione che ha portato il Consiglio regionale ad assegnare una targa alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli. Sì, è un riconoscimento importante. Dietro a questo c'è la volontà di implementarla sia nel software che nell'hardware, quindi formazione, tecnologia per le persone che ci lavorano e anche nelle strutture. C'è questa possibilità nell'area del Ceppo, che ospita attualmente la sede, è un cantiere, quindi spero si pensi tutti insieme con la Regione ma anche con il Ministero tutte le azioni possibili per implementarla. Alle persone che ci guardano e che la stampa in questo momento racconterà la CROSS, sappiano che quando c'è una maxi emergenza nel proprio paese ma anche all'estero, sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari e i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari, e dal Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per all'estero azioni di questo genere. Un premio, un riconoscimento sentito, voluto, era il novembre del 2020, in piena pandemia andai a incontrare la centrale operativa CROSS di Pistoia. È un modo per dire grazie alle volontarie, ai volontari, ai medici, agli infermieri. Mi hanno donato questa maglietta. I veri supereroi sono loro per tutto quello che hanno fatto durante la pandemia, ma anche perché ci rendono orgogliosi di quanto è bella la Toscana e la portano nel mondo. Pensate, ora sono in Turchia per sostenere purtroppo le tante famiglie con vittime di questo terribile terremoto, ma sono un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la gestione delle emergenze. Noi dobbiamo continuare ad investire su di loro, dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino anche con nuove tecnologie, perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato.
È un riconoscimento, un alto riconoscimento, e per questo voglio ringraziare il Presidente Mazzeo, ma anche tutto il Consiglio regionale, perché veramente per noi ha un valore aggiunto dopo tutti gli sforzi. Devo dire che non siamo i soli, perché accanto a noi ci sono molti operatori, molti volontari che operano magari anche con attività che hanno una visibilità minore e che fanno un lavoro egregio anche su tutto il territorio regionale. Questo è un riconoscimento a un'attività di punta, perché è quella magari ha più visibilità anche sui media e che esce dai confini regionali. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia. Ricordo che noi abbiamo fatto operazioni di Medevac, che vuol dire trasferimento di pazienti gravi, molto gravi, tutti a terapia intensiva, con la maggior parte con il Covid, ma poi anche pazienti che sono venuti dall'Ucraina, pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia. Insomma, un'operazione che ha riguardato quasi 1000 pazienti, che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cento anni di passione dai colori rosso-blu per la società pisana dallo stadio affollato di paesani. Una storia, quella del Sanfrediano Calcio 1922, vissuta dalla comunità. È un traguardo davvero importante, un secolo che viene celebrato anche in Consiglio regionale. Ci riempie di orgoglio, perché portare avanti un'associazione di volontariato con tutti i sacrifici che le famiglie e anche tutti i nostri associati fanno è un impegno molto, molto, molto grave, insomma è una cosa che ci impegna molto, però lo facciamo con entusiasmo. Le prospettive sono quelle di poter proseguire nel solco che hanno lasciato i nostri predecessori. Io sono l'ultimo presidente, sono presidente dal 2006. E ho fatto un pezzo di storia di questo Sanfrediano e spero che questa storia possa proseguire anche con i personaggi nuovi che sono entrati anche in società, che sono tutti ragazzi molto capaci, molto vogliosi di dimostrare anche queste capacità che hanno. Ma oggi è un giorno di festa, perché quando si festeggiano i 100 anni come la polisportiva di Sanfrediano a Settimo si dà il senso di un impegno radicato nel tempo. Tante donne, tanti uomini si sono impegnati perché ragazze e ragazzi avessero la possibilità di vivere lo sport di base, e noi abbiamo la necessità di mandare un messaggio forte con questo riconoscimento. Il messaggio è di sostenere tutti coloro i quali si impegnano per lo sport di base, sostenere le tante nostre polisportive, le tante nostre società sportive che con impegno, passione e dedizione danno risposte ai nostri territori. E anche oggi, dopo averne festeggiati tanti altri di centesimi compleanni, siamo qui a festeggiare quello della polisportiva di Sanfrediano a Settimo. I bandierai degli Uffizi sono gli sbandieratori ufficiali di Firenze. Sono parte integrante del corteo storico della Repubblica Fiorentina e del calcio storico fiorentino. A loro è andato il gonfalone d'argento. Il gonfalone d'argento è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale della Toscana offre a personalità, a gruppi che portano in alto il nome della Toscana nel mondo. La storia di 50 anni, la capacità anche di sapersi innovare, il modo di saper raccontare le tradizioni della Toscana. La Toscana è una delle terre più belle che ci sono al mondo, e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera, ma anche raccontare le nostre tradizioni, è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento. Sì, è un'emozione fortissima, un riconoscimento importantissimo alla regione, che il Consiglio regionale della Toscana che ci premia per 50 anni, 50 anni di attività ininterrotta, quindi un premio che va non solo a chi è in costume oggi, ma a chi è stato in costume in questo percorso, in questa storia. Noi abbiamo rappresentato, oltre alle tradizioni fiorentine, Firenze e l'Italia nel mondo, in occasione di importanti eventi anche sportivi, come i mondiali di calcio nell'86 e
a Città del Messico e altre occasioni. Siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze, veramente la Toscana, in giro per il mondo. Grazie ancora al Presidente e a tutto il Consiglio regionale.